konnichiwa. Ciao a tutti da Tokyo. Vedete cosa ho qui? Da un po' di tempo che non apriamo un po' di LOL e sono andata al Toy Center, che in realtà è il Toys R Us qui in Giappone, e ho trovato alcune nuove, non nuovissime, abbastanza recenti LOL, tra cui ho trovato Color Change Surprise, praticamente tutte le LOL che praticamente cambiano colore, un po' tema estivo, molto carina. Le Baby, sempre della stessa serie, le Waller sono stupende. E poi finalmente ho avuto l'ardire di prendere il LOL Surprise Family. Praticamente in questo caso arrivano, dovrebbe esserci tutta una famiglia, credo, spero, e sono una versione proprio mini mini delle LOL, molto molto carine. Direi di iniziare con le Color Change. Iniziamo dalla piccina. E quindi, come al solito, in questo caso abbiamo 5 surprise e cambiano colore, quindi poi toccherà prendere l'acqua e fare un po' di casino. Vediamo se riesco ad aprirlo facilmente. Sì, sembra di sì. 1, 2, 3, go! Sono tornate le Wallere, io sinceramente adoro, cioè mi piace molto di più. Ok, indizio, che praticamente non si vede. Credo che vada bagnato questo. Sì. Comunque in rilievo si vede tipo la cam non compare. Un aspettate un attimo. Sì, praticamente va bagnato, quindi serve l'acqua da adesso. Aspettate che torno subito. Con l'acqua facciamo questo piccolo esperimento e vediamo un po' che cosa compare. Questa cosa è figa, già mi piace. Wow, magic! Allora, che dice first ghost? Com'è? First boo, best boo. Ah, che carino! No, vabbè ragazzi, questa cosa è fighissima. Mi piace. Ok, togliamo questo. Carta. Andiamo avanti col secondo strato. Ecco lì. Bellissimo. La Wallera è tipo rosa, un po' trasparente, bella, mi piace assai. All'interno ci sono le surprise. Ah, vediamo la checklist prima di vedere chi ci è uscito. Checklist, checklist. Madonna quante ne sono. In realtà credo che siano un po' un rifacimento di quelle vecchie. E hanno fatto la serie, credo, correggetemi se sbaglio, di tutte quelle in realtà che cambiano colore. Oh mamma mia, ma ne sono una marea. Sì, perché sono in realtà, c'erano già tutte. Best Boo. Chi sarà? Non lo so, delle Baby. Staremo a vedere, dai. Ok, quindi checklist. Check. Iniziamo ad aprire la prima surprise. Iniziamo da questa piscina picciova. Ah, ok, questo è il porta Wallera. È bello perché è trasparente, mi piace. Quindi lo mettiamo qua dentro se riesco. Sì, ce l'ho fatta la prima botta, quindi per portare la Wallera in giro. Boom. Accessorio. Credo che siano degli occhiali. Ci sono le bustine e la carta velina in questo caso è tipo blu con le gocce d'acqua, carina. Ok, questi sono gli occhialoni rosa in pratica. Che cos'è questo? Un cappello. Un enorme cappello bianco, mi piace, una bella coppola bianca. E poi abbiamo la nostra baby. Oh mamma mia, ma che carina! Allora, fatemi vedere una cosa. Chi sei tu? È Lil Go Go Girl. Che però non ho capito perché è associata con First Boo, perché in realtà lei non fa parte del, di Halloween. Quindi questa, diciamo, è la famigliola. E adesso vorrei vedere un attimo come cambia colore, se ci riusciamo. Non cambi. Cambia. Non è abbastanza fredda l'acqua, forse.
devo metterci un po' di ghiaccio, mi sa tanto, chi se ne cagna. Non mi cambia però, non cambi tu, il pannolino forse, è il pannolino che cambia, no? Leggermente si intravede qualcosa, ma dopo ci devo mettere il ghiaccio perché così non fa bene. Ok, nel frattempo la mettiamo nella coppola e aspettiamo di vedere chi è uscito, chi esce nella prossima wallera. Ok, la cosa dell'acqua la facciamo tra un pochetto. Ok, ok, sistemiamo questa wallera. Tank. E andiamo avanti con la little sis, praticamente la sorellona più grande. In questo caso abbiamo 7 surprise. Anche qui l'indizio si rivela con l'acqua. Vediamo se si apre bene. Prego, se ce l'abbiamo fatta. Oh, soddisfatti. No, vabbè, ma la wall era di colori stupendi. Ok, vediamo un attimo che cosa compare. Un fuoco, fire, poi un bersaglio, target fire, boh. Che cos'è? Che dice qua? Hot shot, hot shot. Ok, andiamo avanti, è scappata la wallera, abbiamo tutte queste bolle a forma di cuoricino, no vabbè, stupendo. Contenta che sono tornate alle wallere perché è l'ultimo strato, sembra in realtà plastica riciclata al tatto, non è proprio plasticoso come le prime LOL. Vedete, c'è tutta questa gradazione tra cambia dal rosa, lilla, blu, azzurro, figo assai. Le wallere di questa serie sono stupende, questa facciamo un po' così pollina. Ok, oh, ma sembrano quelle della prima serie, no vabbè, carine. Iniziamo con la prima surprise. Un po' di mannezza, scusate. Apriti sesamo. In questo caso le bustine sono viola. Mi piace questa serie, è molto carina. Per l'estate al mare, wow. Me ne porterò qualcuna al mare. Ok. Ah, oh, le scarpette sono verdi, carine. Ok, scarpettine. E andiamo avanti con l'altra surprise. Sempre stessa bustina, non cambia. Il sussotto verde in tinta con le scarpe, che è molto molto carino. Oh, adoro l'odore plasticoso, tossico. Portapizza. Dentro al portapizza forse dovrebbe esserci l'outfit, credo. Ho capito chi è. Surf Baby, come si chiama lei? Che poi in realtà è lei. Eccola qui, quella che c'è in sulla confezione. Sicuramente è lei, perché ormai l'abbiamo capito. E dove sei? Surf Baby, ed è una popular. E vabbè, invece lì del Go Go anche lei era popular. Vedete, qui potete vedere. In questo caso l'ultra rare chi è? Ah, queste sono. Vabbè, però ci piace lo stesso. A tutti. No, vabbè, ma che carino, ma che carino. Sì, sono tornati alle vecchie wallere e la cosa mi piace assai. Ah, abbiamo lo stickers della piccola famigliuola. Mi piace, è molto carino. Lo metterò appiccico sulla mia agenda. Questa è la stessa checklist di prima. Vediamo se ci sta qualche accessorio. Sembra vuota, ma non lo è. Abbiamo un sussotto. C'ha il sussotto. Bello. Ok, questa è la vuota. Apriamo la nostra piccina che si chiama. Aspettate. Se non mi ricordo più, Surf Baby, che io avevo già, ma poi ho venduto e l'amo. E mi dispiace di averla venduta, tra l'altro. C'ho tutta la famiglia, comunque. Ok, vieni. Ben tornata a casa, diciamo.
Adesso io direi di andare a prendere l'acqua fredda, freddissima, per vedere un po' come cambiano le nostre lolline. No, vabbè, ma sei troppo carina. Ma ti metto pulis sotto. Oh, oddio, poccio, poccio. Carina che sei. E le scarpuzze. Così. Ma è proprio bella. Ok, vado a prendere l'acqua col ghiaccio e torno tra poco. Così qua. Clin, clon, clon, clon. Riprendiamo la piccina, la baby, e vediamo un po' se cambia. E infatti cambia, questa qui le cambiano i capelli, me lo ricordavo. Perché, non lo so perché me lo ricordavo che cambiava capelli, l'avevo visto forse da qualche parte, però. No, vabbè, ma cambia un saccaccio. Guardatela che bella, aspettate, è meglio lasciarla nell'acqua un altro pochino. Ok. Quindi allora hai i capelli rosa, il frontino diventa, il cerchietto diventa nero, un fiorellino sulla guancia e il pannolino è a scacchi, molto anni 60, bellissima. Vorrei anche Go Go Girl. Questa sera mi sa che mi vado a prendere qualche altra perché mi sta piacendo assai. È proprio bella come serie. L'ho asciugata e si è tolto tutto, vabbè. Vediamo invece la nostra patatina. Lei dovrebbe cambiare i capelli, infatti me lo ricordavo. Le escono tipo le mesh rosa. No, vabbè, ma sei bellissima. La adoro, j'adore. Ok, direi di ripulire un attimo questo fattazzo e apriamo la mini femmini. Ok, arriviamo alle mini femmini. Allora, di queste, in realtà di questa serie ci sono due, questa mini femmini appunto, che dovrebbero uscire, quante sorprese? 9, cioè praticamente una sfracca, 8 più, quindi 9, e poi in realtà ci stanno, credo, le mini mini, dove ne esce soltanto una di queste qui grandi, se non sbaglio. La Wallera è super mega colorata, fighissima, e se vedete qui, in pratica diventa una specie di casetta di display. Bella sta cosa, ci piace. Questa non si è aperta bene, vabbè, poco male. Facciamo a Swag, MC Swag, MC Swag. Penso dei colori, non lo so, non lo so se le Wallere sono associate, credo di sì, però, perché se la casa è così vuol dire che mi è uscita MC, yeah, che io adoro. Bam, ok. Il secondo layer è, che cos'è sta cosa? Che cos'è? Non lo so, una specie di bottiglia di, non lo so, di boiler dell'acqua, non lo so cos'è. Andiamo avanti. Oh yeah, questo qua è stato bello satisfying. E questa è la Wallera. Secondo me sono loro. Perché infatti MC Swag was here, è stata qui. No, vabbè, ma è bellissimo. Sembrano veramente delle casette. Oh, no, ragazzi, guardate i dettagli. Missing, have you seen me? BB eccetera, lol, girl power. Ok, vediamo un po'. Ah, questo è praticamente la mini mini praticamente guide, guida. No, vabbè. Ciao, che pappelle. Abbiamo quindi la famiglia di Miss Glam, poi quella di, ah, queste sono miste, quindi dovrebbero uscirne due in teoria. Non lo so, non ho ancora capito bene come funge. Ah no, aspettate, questa è la serie che vi dicevo, quella diciamo mini mini, per cui ne escono soltanto due e credo che escano random. Io vorrei lei, Teacher's Pet, perché ce l'ho e la adoro. Vorrei Sleepy Bones, sì, e sono, e anche Kitty Queen. E queste invece sono le famigliozze, in realtà sono quelle quindi della prima barra seconda serie delle LOL, OMG in pratica. Ok, andiamo avanti. Questo è, non so, ci sono dei pirulini che poi capiremo dove vanno, perché non lo so, aspettate. Pirulin, pirulin, no, piangeva. Fatemi vedere un attimo questi pirulini dove vanno. Ah, ah,
No. Aspettate perché non capisco. Sono i piedini della casetta. Hanno pensato proprio a tutto. No, vabbè. Vabbè, andiamo avanti. Fermiamo l'agitazione. Abbiamo un portawallera. E poi abbiamo, credo che questi siano gli stand, se non sbaglio. Sì, sembrano proprio stand. Sono trasparenti, vedete. E dice OMG. Potrebbero essere tutti uguali, in teoria, in diversa grandezza. Ah no, aspettate. No, vabbè. Guardate la... No, lo zainetto di MC. Di MC Swag. Scusate, le unghie sono distrutte. No, vabbè, cioè... che carino! Non è funzionale, ovviamente, cioè non si può volere tutto dalla vita. Però è troppo piccino, piccino, piccio. Adoro le cose miniaturizzate. Ok, apriamo di qua. E qui dovrebbero esserci le nostre bambolozze. Poi vediamo come sistemare. Ok, abbiamo un po' di roba, un bel po' di roba. Allora, questo che dici? Mini. From Lord Surprise Mini. Sembrano tipo dei pacchi postali, delle buste della posta. Ah, vabbè. Baby, il cappellino di Baby MC. No, vabbè, ragazzi. Oh, che carino. Basta, mi viene da piangere, sono troppo carine queste cose. Eccola qui! È uscita un po' storta. Ok. Yes. No, ragazzi, ma sono troppo bella. Ah. Guardatele. Tiriamo il cappello, le treccine, nella versione mini mini della Lolla. In pratica vi faccio vedere un po' la differenza tra le dimensioni di una Lolla grande e di una mini mini. Cioè, vabbè. No, vabbè. Mi piacciono assai. Stupende. Ok. Qua qui c'è il pet. MC. Ham. Mi sa che si chiamava, non mi ricordo più, però cioè no, vabbè, ragazzi, guardategli le treccine da tamarro, è troppo bello, tutto ciccione col culetto popopo, bellissimo. E poi l'ultima, sì. MC Swag. Vedi quanto è bella. Le treccine non sono naturalmente separate perché sono tipo plastica tutta intera, ma è una replica perfetta della OMG. No, sono troppo carine. Adesso le acchitto un po' qua dentro e torno subito. Ve le faccio vedere. Vabbè, praticamente questa casetta è un amore. Scusate, c'è un po' di monnezza. Quindi ho messo la piccina qui, Hamsi, e poi Hamsi, e poi qui l'altra, la più grande, la borsetta, l'ho messa qui, in realtà la possiamo anche attaccare alla bambola, però possiamo fare tanti piccoli layout, perché si può tenere aperto in questo modo, per cui tipo questa può andare da questa parte, bam, sempre se si regge, perché questi stand non sono molto pratici, vedete? In questo modo. E comunque poi quando avete finito di giocare si mette tutto dentro. E sto facendo tutto con una mano, scusate. E si chiude. Questi sono praticamente i piedini che vedevate. Ed è fighissimo. No, vabbè. Questo è stato il mio unboxing lolloso. Fatemi sapere se anche voi avete preso questa serie o questa serie, qual è la vostra preferita. Noi ci vediamo alla prossima. Mattone!